era considerato il re dei falsari della provincia di Pescara per la sua abilità e scaltrezza. Dopo 2 anni di latitanza è stato arrestato Carlo Viggiani, 55 anni, pluripregiudicato, condannato dal Tribunale di Pescara a 16 anni e 2 mesi di reclusione per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, falsità materiale, sostituzione di persona e ricettazione. I carabinieri del nucleo investigativo di Pescara, in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Termoli e della sezione anticrimine e con il ROS di Roma e l'Aquila, hanno trovato e catturato Viggiani a Termoli, dove aveva trovato copertura presso un'abitazione e luogo d'incontro di giovani del luogo, anche minorenni. I militari sono arrivati a lui monitorando gli ambienti della microcriminalità e hanno ricostruito minuziosamente gli spostamenti del falsario che si muoveva tra le province di Pescara, Chieti e Campobasso, dove in questi anni ha goduto di sostegno logistico, riuscendo a eludere indagini e controlli. Nell'ultimo quinquennio, Viggiani ha messo a segno una serie indeterminata di truffe ai danni di banche, pubblica amministrazione e privati cittadini, falsificando assegni, buste paga, documenti d'identità e ricettando titoli di credito rubati.